Siamo a Manduria, nella capitale del primitivo, siamo in Puglia, Italia, e siamo nella zona esattamente di Bagnolo, quest'area si chiama Bagnolo, dove ci sono questi vigneti ad alberello di un'età che hanno circa 70 anni. Sono vigneti di primitivo da cui noi raccogliamo le uve per fare un prodotto di qualità del primitivo di Manduria, che è destinato ai nostri amici e clienti della Delinat. In mezzo a tanti alberi di ulivi abbiamo questo appezzamento di vigneto, come dicevo appunto di primitivo, e tanti altri alberi da frutta, anche alberi di nati in maniera spontanea, come il pero selvatico, come il fico selvatico. Abbiamo anche la biodiversità naturale della macchia mediterranea, lentischio, mirto, rosmarino, che sono tutti nati spontaneamente e che servono appunto come dare a questa biodiversità e questa possibilità anche agli animali naturali che esistono su questo territorio per poter vivere in un ambiente sereno, tranquillo e stare nel loro habitat. Le uve e anche le vigne poi possano beneficiare di questa grande ricchezza della biodiversità che la natura ci offre. Io mi chiamo Gregory Perrucci, sono l'ideatore, fondatore del progetto Felline. Felline è il nome di una zona archeologica di Manduria. Manduria è una città antichissima, è stata fondata prima di Roma. Probabilmente si dice che l'abbiano fondata i Fenici, quindi quelle popolazioni che venivano dal sud della Grecia. Erano navigatori e sono venuti qui. Quindi c'è ancora questa zona archeologica che si chiama Felline e noi ci siamo ispirati a questa per il nome. La storia della viticoltura in quest'area è una storia antica, ma anche una storia moderna, di innovazione. Chi portò la viticoltura qui in Puglia in maniera organizzata furono i Greci. In Grecia la viticoltura non era organizzata perché i terreni, essendo rocciosi, le vigne non potevano essere piantate in maniera sistematica e quindi c'erano due aspetti. Uno, le vigne crescevano qui e lì. Secondo, le vigne strisciavano sul suolo come dei serpenti. Quando i Greci sono arrivati qui nel sud Italia hanno trovato dei terreni bellissimi e hanno subito pensato che si potesse fare un lavoro di intensivo, quindi piantare più piante e fare più vino, perché il vino gli piaceva. E cosa hanno inventato? Hanno inventato il sistema ad alberello, ossia piantare la vigna e legarla a un palo in maniera che cresca come un albero. Infatti noi lo chiamiamo alberello. I francesi lo chiamano gobelet, gli americani lo chiamano bush vine, però è quello. E fu inventato dai greci quando vennero qua, perché in Grecia non si poteva fare. Quindi la storia vitivinicola del sud Italia, della Puglia in particolare, è legata a questa grande innovazione. Si potevano piantare più piante lasciandole crescere come degli alberi. La mia famiglia da tre generazioni è dedicata al vino. Mio padre è stato uno dei protagonisti della grande esportazione di vini sfusi in Europa. E io da terza generazione ho fatto una scelta completamente diversa. Il mondo è cambiato, noi siamo cambiati, siamo diventati più vecchi e abbiamo deciso di intraprendere un percorso di qualità, una scelta non di crescita ma di decrescita, una decrescita che finora è sembrata anche felice. Per darvi un'idea, mio padre esportava
100 milioni di litri di vino all'anno, noi produciamo meno di 1 milione di litri di vino all'anno, quindi siamo diventati 100 volte più piccoli. Mio padre acquistava le uve da 2000 agricoltori, noi invece non acquistiamo più niente, coltiviamo, siamo diventati noi coltivatori delle nostre vigne. E soprattutto abbiamo mantenuto questo ambiente familiare, perché poi alla fine siamo un team tutti di persone locali, una sapienza, una tradizione, una conoscenza che ci portiamo dietro dalle nostre famiglie. E questo io credo che si ritrovi anche un po' nei vini che facciamo. Produciamo tanto primitivo, ovviamente, ma anche altre varietà autoctone come il Negramaro, come la Malvasia Nera, come il Susumaniello, che è un'altra varietà che abbiamo riscoperto noi, era stata completamente abbandonata. Da quasi 20 anni, quindi da tanto tempo, lavoriamo con Delinac, dai quali abbiamo imparato la sensibilità per certi valori che qui ancora non erano completamente acquisiti. La sostenibilità, la biodiversità erano cose che i nostri antenati facevano, però la modernità li aveva un po' messi da parte. Però oggi questi valori sono diventati non più una cornice, ma sono diventati proprio il cuore della produzione. E con Delinat ci siamo trovati veramente molto molto bene, soprattutto negli ultimi anni, perché Delinat ci ha aiutato a realizzare un investimento che oggi è per noi una fortuna, ossia un impianto fotovoltaico che abbiamo sopra la cantina, che ci consente oggi di non essere schiavi di questo costo impazzito dell'energia. Abbiamo fatto l'impianto e in pratica ce lo siamo già pagato in un anno, perché con questi costi stiamo risparmiando tanti tanti denari. Il sole non ci manca e quindi anche l'energia, grazie alla tecnologia, ma anche soprattutto grazie al sostegno di Delinat, che ci ha aiutato in questo percorso. E quindi è un percorso che vogliamo continuare, investendo nella biodiversità, mantenendo, preservando il nostro ambiente. Perché lo vogliamo fare? Non solo per essere più alla moda, ma anche per il discorso che facevo prima, che la nostra è un'azienda familiare, e quindi l'ambiente in cui viviamo e lavoriamo è l'ambiente delle nostre famiglie. E noi vogliamo lasciare alle prossime generazioni un sistema di lavoro che sia compatibile con la bellezza e le risorse del territorio. Quindi stiamo sposando sempre di più la filosofia della Delinat, e ci troviamo sempre di più sugli obiettivi da inseguire. I tempi che stiamo vivendo, molto difficili, ci dicono che non abbiamo sbagliato, e quindi siamo ancora più contenti.